Siete pronti? Aspetta, aspetta. No, non siete pronti. Signore e signori, buonasera. Teatro Babel vi dà il benvenuto e vi auguro di vederlo bene. Prendo amore è uno spettacolo sui legami che curano. Nasce dalle interviste fatte a persone con afasia e i loro caregiver, osservando l'affiatamento delle coppie che si sostengono, che si danno una mano in diversi modi, dietro le quinte, proprio durante le nostre repliche degli spettacoli precedenti. Ci siamo chiesti che cosa tiene insieme una coppia nella cattiva sorte, in un periodo difficile di malattia e di sofferenza. Che cosa permette alle persone di non scappare, di restare, di rimanere. No, mamma. No, mamma. Sì. No, mamma. 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 No. Sì. Sì. No. Mamma. Mamma. No. Mamma. No. Sì. No. Mamma. No. Mamma. No. Mamma. No. Mamma. Sì. No. Mamma. No. Mamma. Sì. No. Mamma. 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 Oh. Non timida, che sapete tremare in teatro, ragazzi. Deve tremare a sala. Il centro Afasia CIRP ha come obiettivo quello di lavorare in sinergia con le principali istituzioni e servizi riabilitativi territoriali, cercando di promuovere un'ottica che integri la riabilitazione e la possa in qualche modo superare, aprendo un ponte su quello che è la sfera dell'intervento sociale. Bisogna tenere conto che la tradizionale riabilitazione, parlando quindi di una situazione che diviene una condizione di vita cronica, ha una sua efficacia assolutamente entro il primo anno a distanza dell'evento, mentre invece diviene assolutamente fondamentale riuscire a vedere quelle che sono le risorse e riuscire a valorizzarle, anche perché al di là degli aspetti legati alla qualità di vita, degli aspetti legati quindi al valore di per sé intrinseco nel concetto di partecipazione sociale, è molto importante anche sottolineare che il tipo di vita che una persona torna a condurre, alla luce di quelle che sono anche le sue reali risorse risparmiate dall'ictus, quindi realmente presenti, prepara il terreno per quello che può essere comunque un miglioramento che avviene durante l'arco di tutta la vita. Quindi conta molto il tipo di vita attiva che siamo in grado di facilitare e che la persona è in grado di ricostruire. Ecco, quindi in questo ambito nasce il progetto di Teatro Babel, grazie alla collaborazione con Lorena La Rocca, che oltre ad essere membro della nostra equipe è anche la regista di Teatro Babel, di cui quindi il lavoro è assolutamente prezioso e fondamentale per trasformare il messaggio che il gruppo dà alla comunità in una forma artistica, anche direi, molto bella da un punto di vista estetico. È proprio in questi anni, a partire dal 2011, che è visibile anche, io credo, il progresso che gli attori hanno fatto proprio nell'andare in scena, nel voler raccontare oltre i loro limiti, delle parole che magari non vengono con difficoltà, raccontare le loro storie, proporle. Ecco, quindi questo è un po' l'anima del progetto di Teatro Babel, che quindi diviene, coerentemente poi quello che è tutto l'approccio del CIRP, uno strumento di promozione alla salute, uno strumento che mette in evidenza quelle che sono le abilità delle persone. Quando ci incontriamo sto bene insieme sempre alla compagnia. È vero. A trovare le nuove, scegliere cosa fare teatro, di cosa dire, di cosa. Per me è divertente. Anche per me.
Nello specifico lo spettacolo rappresenta proprio l'anima di questo dialogo tra generazioni. Ci eravamo preparati delle domande, non specifiche sulla loro biografia, ma cercavamo un po' di fare una cornice, inquadrare un po' il discorso amoroso attraverso diversi punti. E abbiamo cercato un po' di costruire una storia in base a quello che ci avevano portato, con uno sviluppo e con un confronto anche con quello che portavamo noi giovani. Io, oltre a essere una voce fuori campo, ho curato la ricerca drammaturgica di questo lavoro a partire dalle storie, ovviamente, dei senior, che ho cercato di cucire insieme a quelle degli junior. Ormai Teatro Babel è il suo terzo spettacolo, come sempre gli attori cambiano, il gruppo si trasforma e segue una metodologia di lavoro che trae spunto dalla metodologia del teatro sociale di comunità e che porta nel gruppo proprio l'attenzione relazionale alla possibilità di lavorare in due, co-creare delle scene teatrali che si basano sulle proposte di improvvisazione degli attori. Lo spettacolo nasce quindi dalle loro proposte narrative che passano però per un approccio corporeo, espressivo corporeo, e che poi vengono trasformate attraverso un lavoro di rielaborazione drammaturgica in una serie di scene che vengono montate e vanno a creare lo spettacolo. Non è una vera e propria storia, raccontiamo più frammenti di situazioni che però insieme raccontano un amore importante, che è quello vissuto nella ferita, nella sofferenza, e entrato in dialogo con chi l'amore in quel modo lì non l'ho ancora conosciuto e ancora la fortuna di vivere altre esperienze proprio per questioni generazionali. Ci siamo approcciati al tema anche attraverso delle letture, tra cui frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, e anche attraverso delle improvvisazioni che abbiamo portato. Quello che si vede in scena è la storia dell'afasia. Si vede una sagoma divisa a metà, la parte rossa rappresenta un po' la parte lesa, e anche quello che si avverte durante l'afasia, quindi questo senso di essere quasi intrappolati in una sorta di bicchiere, di vetro, dove però si affaccia una mano che accarezza il corpo, che prende la mano di lui e cerca in qualche modo quindi di aiutarlo a uscire fuori da questa situazione. In questo senso l'amore che ci hanno raccontato i senior è un po' quell'amore che cura, quindi quell'amore che dà forza e che aiuta anche ad uscire fuori da situazioni negative o difficili. E io, oltre ad essere la voce fuori campo, sono anche stata assistente alla regia. Mi sono un po' occupata di seguire tutto il percorso e affiancare la regista in questo lavoro di ricerca e costruzione dello spettacolo, a volte partecipando insieme agli attori al lavoro, a volte uscendone. E devo dire che questo lavoro di ricerca su un tema così importante quale l'amore non ha potuto non tirare fuori, smuovere altre tematiche molto importanti che secondo me continuano ancora adesso a interessarci e a farci riflettere. Attraverso l'attività teatrale impariamo non solo a trasformare il limite in un atto poetico, a superare e gestire il limite corporeo o verbale in cerca di forme che raccontino bellezza, ma allo stesso tempo creiamo relazione sociale e lavoriamo proprio sulla possibilità della persona con afasia di ritrovarsi nuovamente protagonista di un momento di racconto personale che può essere chiaramente utile anche nella vita quotidiana. L'idea è quella di lavorare e trasferire queste abilità anche nella vita quotidiana, nella realtà di ogni giorno. La cosa era molto particolare e poi personale. Il problema poi personale. Quindi non è facile parlare di cose personali. Ne è nato uno spettacolo che racconta proprio la genesi del rapporto amoroso, uno spettacolo che ha degli appuntamenti che sono il ritrovarsi della coppia a tavola,
una tavola che cambia, che si modifica nel corso dello spettacolo a seconda appunto della fase che la coppia attraversa. Nello spettacolo ci sono questi due Cupido, questi due personaggi angelicati che in qualche modo immaginano un amore che nasce e che resiste. E questo è poi l'augurio che abbiamo voluto portare in scena, l'augurio di trovare davvero la forza e la possibilità di sperimentare, sì, negli ostacoli della vita, avendo qualcuno accanto. Man mano che passo sta breve me già senta l'ossa, con tutto che ora c'è a guerra, mi sento. Sanezza.